Ciao ragazze, oggi nuovo video haul su Tiger con le novità di ottobre. Sono andata convinta di trovare un sacco di cose belle per Halloween, invece non ho trovato niente di particolare perché anche i pirottini e le cosine comunque per i dolci non erano con pipistrelli o zucche varie, c'era praticamente erano neri con un fantasmino viola che a me non piaceva e quindi praticamente non ho preso quasi niente di Halloween. Il sacchettino è quello ancora con i gatti, con la collezione del mese scorso. Sì, mese scorso, e di Halloween ho preso soltanto questo cestino portafrutta di plastica, pagato 1 euro, sono quasi sicura, sì, 1 euro portafrutta ragnatela, perché mi piaceva, insomma, fino alla fine di ottobre voglio togliere quello che ho sempre di Tiger, quello con le fragoline, e mettere questo, insomma, che mi sembrava carino. Ci sono due ragni, uno grande da questa parte, uno piccolo da questa, insomma, questo ho pagato soltanto 1 euro, l'ho preso volentieri anche per quello, perché insomma, 1 euro, perché non prenderlo? Ho preso pochissime cose però, praticamente di novità soltanto quella, se non sbaglio. Eh sì, soltanto quella come novità. Ho speso soltanto 10 euro, veramente, veramente poco. Poi ho preso questi due washi tape, questi due, insomma, nastrini adesivi, pagati 1 euro, anche quello me lo ricordo, 2-1 euro, perché ci volevo fasciare il caricabatterie del telefono, che vi faccio vedere. Praticamente, vedete cosa ho fatto, nel caricabatterie dell'iPhone ho messo il nastro adesivo e è diventato, insomma, un pochino più carino e originale. E niente, insomma, le ho prese fondamentalmente per quello, le ho prese uguali perché gli altri non mi piacevano, poi c'era quello arcobaleno che ho già e quindi, insomma, ho preso due di questi perché comunque sapevo che li avrei sfruttati più volentieri, questi qui rossi con i cuori, rosa con i cuori rossi, insomma, mi piacevano di più e quindi li ho presi uguali, 2-1 euro. Poi cosa ho preso? Ho preso questi da mettere nel, come si chiama, nell'alzatina che ho preso da Ikea, quella trasparente di vetro, come fondo, insomma, sono 12 pezzi, li ho pagati 1 euro anche questi, tutto 1 euro, sotto piatti torta, sì, 1 euro, sono 12 pezzi, l'unica cosa... verdi, insomma, non mi facevano impazzire, ma c'erano soltanto di questo colore, oppure ce n'era uno più grande che era troppo grande, oro, che non mi piaceva nemmeno quello, e poi un pezzo 2 euro, questi invece sono 12 fogli e 1 euro, insomma, li ho presi anche se erano verdi, li avrei preferiti o bianchi o rosa magari, ma bianchi mi sarebbero anche piaciuti, verdi, ma che non è che poi non mi piaccia il verde, questo verde erba così, insomma, non mi fa impazzire, però insomma, vabbè, 1 euro 12 pezzi, ci possiamo anche stare, direi. Poi ho preso, aspettate che tolgo tutto, almeno facciamo prima, ho preso questi pirottini di carta, non da metterli in forno, bensì da usare dopo che i dolcetti sono stati sfornati. Sono come il nastro adesivo rosa con i cuoricini rossi, non so se li vedete, eccoli qua. Sono 16 pezzi, questi li ho pagati 3 euro. Pirottini, sì, questi li ho pagati 3 euro, sono carini, insomma, mi piacevano. Siccome ho anche i pirottini, quelli di Ikea in silicone, quelli poi non metto il dolcetto nella carta, ho pensato magari di usare quelli per farli in forno e poi questi per, insomma, per metterli dentro l'alzatina, insomma, vabbè, e mi piacevano. 3 euro, non pochissimo, però comunque non so se saranno riutilizzabili, perché se il dolcetto è un pochino burroso ho paura che li unga, quindi forse non saranno riutilizzabili, ma insomma ci proveremo, ecco, diciamo così. Poi ho preso un'altra cosa a 3 euro, l'infusore a forma di fragola, ecco, l'infusore per il tè, che era un sacco di tempo che lo guardavo e non lo avevo mai, non mi ero mai decisa a prenderlo, e poi ho detto, sai che c'è, siccome alla fine non ho preso quasi niente stavolta, me lo prendo. Questo è, niente, fatto così, ci mettete dentro il tè, chiudete e poi lo mettete nella tazza e semplicemente, insomma, mi piaceva a forma di fragolina, insomma, a me piacciono le fragole, mi piace la forma di fragola, questo mi sembrava veramente carino. E 3 euro, lo trovate identico, praticamente uguale, l'ho visto su AliExpress a 50 centesimi, insomma, una roba del genere, io ero lì, l'ho preso lì, insomma, però se volete risparmiare ulteriormente su AliExpress ho visto che si trova, non so se il materiale sia proprio identico, ma io penso proprio di sì, questo è fatto in Cina, quindi praticamente sì, credo che sia proprio identico.
Però insomma, guardate com'è carino, mi piaceva un sacco, non vedo l'ora infatti di provarlo nella tazza trasparente per il tè, insomma magari vi farò anche una foto. L'ultima cosa che ho preso è una cosa dolce, l'avevo già preso una volta, mi piace tantissimo perché praticamente questa barretta qua in Italia non c'è, si trova all'estero con un altro nome ovviamente, questa è una copia di quella barretta e qui la chiamano Choco Bar. È quella barretta che all'interno ha le nocciole, a me piace tantissimo, non la mangio mai tutta, cioè quando la apro non la mangio mai tutta intera, magari ne prendo tipo un pezzettino così, proprio giusto come sfizio, me la faccio durare un bel po' di giorni perché tutta intera è veramente è veramente grande, però insomma mi piace ogni tanto quando vado un euro, anche questa costa, non so se ve l'ho detto, ogni tanto quando vado prendo anche questa, insomma. E niente, questi sono i miei acquisti, ho speso 10,20€, quindi diciamo che questo video poteva essere inserito anche nella tipologia 10€ da, prima o poi lo farò, 10€ da Tiger. E niente, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, se avete comprato qualcosa fatemelo sapere, insomma scrivetemelo nei commenti, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!